L'ex vicepresidente della regione Federico Gelli del PD torna sul tema della riforma sanitaria caldeggiata dal governatore Enrico Rossi e chiede un intervento intelligente nella logica del contenimento delle spese. Sono momenti importanti per il sistema sanitario, per la tenuta della spesa e per il mantenimento dei livelli essenziali e delle politiche, diciamo, di tutela delle fasce più deboli. In Toscana si discute di una riorganizzazione del livello istituzionale, cioè di una semplificazione delle aziende sanitarie. Noi ovviamente come Partito Democratico siamo favorevoli a questo, va fatta però in maniera intelligente e non si può buttare il bambino con l'acqua sporca. A nostro avviso, a mio avviso, dobbiamo intervenire su una riduzione delle aziende sanitarie territoriali, passare da 12 aziende sanitarie territoriali ad un'azienda per ogni area vasta, ma il mantenimento e la distinzione delle funzioni tra aziende sanitarie territoriali e aziende ospedaliere credo che sia un elemento fondamentale nella logica del rispetto anche di una legge nazionale che prevede questa distinzione.